a lui. Benché siamo entrati in Parlamento da poco, anche noi di Alternativa Libera Possibile abbiamo avuto modo di confrontarci personalmente con lui. Un pomeriggio siamo andati a trovarlo a casa, abbiamo passato diverso tempo a parlare, quindi non possiamo dire di conoscerlo, ma credo che intestare idealmente a suo nome una legge importante che il nostro Paese aspetta da anni sarebbe il modo migliore per rendergli omaggio. Grazie Marco. Grazie deputato. Adesso chiede di intervenire il deputato Francesco Saverio Romano. Prego. Oggi commemoriamo un uomo vivo. Per la prima volta forse il Parlamento è chiamato a commemorare una persona che vive ancora in ognuno di noi ed è presente con la sua straripante fisicità nella politica italiana. È presente in coloro che lo hanno conosciuto, così come in coloro che lo hanno amato, che lo hanno sostenuto, così come in coloro che lo hanno avversato, perché i suoi spunti, le sue provocazioni sono state una cifra importante per la crescita del dibattito democratico nel nostro Paese. E c'è una ragione se oggi tutta la politica italiana gli tributa commossa questo omaggio. Marco Pannella è riuscito a dare parte di sé ad ognuno di noi ed ognuno è riuscito a vedere nelle sue battaglie la propria battaglia, quando magari tutte le altre battaglie che conduceva non si condividevano. Questa sua poliedricità è la misura con la quale ha dimostrato che la politica può essere comprensiva di ogni parte pur essendo parziale. Questa è la misura di un uomo che ha saputo dimostrare come la politica, quella alta, fatta con passione, vale la pena di viverla. Marco Pannella ha dedicato tutta la sua vita alla politica e la politica stessa è stata la sua vita. Questo è il più grande insegnamento. Voler cambiare le cose, voler migliorare le cose attraverso la politica, attraverso lo strumento della persuasione, attraverso la condivisione, non violento, mai arrogante. Per me è questa la più grossa testimonianza e il più grosso insegnamento. E però, poiché questa commemorazione rischia di diventare la solita commemorazione, io aderisco agli appelli che ho sentito anche in quest'Aula e che al Senato si stanno trasformando in una iniziativa legislativa. La battaglia, il testamento concreto sul diritto ad ogni uomo a preservare la sua dignità anche quando si tratta di essere trattenuto nelle carceri patrie, noi possiamo renderlo concreto attraverso una legge, amnistia ed indulto. La ringrazio, deputato Romano. E adesso do la parola al deputato Mauro Tobre. Grazie, signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Concezione laica dello Stato, affermazione dei diritti degli individui, referendum per piena cittadinanza della politica intesa come comunità collettiva, tutela dei soggetti più deboli che altrimenti non avrebbero avuto rappresentanza. Sono i punti ideali e reali dell'azione politica di Marco Pannella, del suo pensiero e della sua proposta garantista e liberale. Non vi è stata scelta che Marco Pannella non abbia reso pubblica e non vi è stata battaglia politica che non abbia imposto temi che altrimenti sarebbero stati ignorati da un sistema politico che egli ha sempre ritenuto più arretrato degli orientamenti presenti della società. Non vi sono stati diritti civili che Marco Pannella non abbia sostenuto, perché ha ritenuto la loro affermazione
come una scelta consapevole di libertà in opposizione al conformismo che egli ha sempre individuato nella ragion di Stato, nella morale autoritaria di uno Stato.